Nei miei corsi ho sempre parlato del motivo che mi ha spinto a studiare esoterismo, del motivo che mi ha spinto a studiare filosofia, però non ho mai raccontato il mio primo consulto. Catastrofe, già lo ammetto. Perché è arrivata questa persona, arrivò questa persona e iniziò ad elencarmi tutta la sua serie di sfighe, dicendomi che nell'ultimo mese erano peggiorate, che lui era la persona più triste del mondo, era la persona più sfigata del mondo, non gliela andava una giusta, aveva sempre qualche problema, pure quando le cose che iniziavano strabene e lui si gasava tanto, poi finivano male, e via dicendo. Io che, sapete, inizialmente magari si fanno degli errori, quindi mi ero vestito un po' da questo santone civile, prima di iniziare il consulto iniziai a dirgli del motivo per cui lui non era la persona più sfigata del mondo e gli feci un elenco di tutte le sfighe di altre persone che magari erano ben peggiori rispetto alle sue. E più andava avanti, più lui invece di rallegrarsi si incupiva, fino a quando si è alzato e mi ha detto: guardi, lei non sa proprio fare il suo mestiere. Guarino, cambi mestiere, e se n'è andato via. Io non ho capito il motivo, che cosa era successo in quel momento. L'ho capito diversi mesi dopo, quando ho fatto affiancamento con alcuni psicologi che mi hanno appunto aiutato anche a sviluppare un linguaggio idoneo, e loro mi hanno spiegato che in quel momento io a questo povero uomo gli avevo tolto pure l'unica soddisfazione che aveva, cioè il primato di essere la persona più sfigata del mondo. E è come se gli avessi detto, in altre parole, tu sei una cacca pure ad essere il più sfigato, cioè non vale niente nemmeno in quello. Ovviamente, come potete ben immaginare, non ho cambiato attività, però ho cambiato metodo con cui approcciarmi, e là è successo il miracolo. Perché quando mi vengono le persone che mi dicono: io sono il più sfigato del mondo, non me ne va bene una, nell'ultimo mese mi stanno capitando troppe cose che mi fanno credere che io sono impossessato dal demonio, per cui sapete cosa rispondo? Semplicemente: hai ragione, io non ho mai visto un caso come il tuo, sicuramente qua c'è qualcosa da curare, perché tu effettivamente sei la persona più sfigata del mondo, anzi credo che tu sei nata per assorbire tutte le sfighe del mondo. Allora di certo la persona mi guarda un po' smarrita e mi dice: beh, forse, aspetta, stiamo un po' esagerando. Ecco, in quel momento capisco che qualcosa sta cambiando, capisco che il consulto inizia proprio in quel preciso istante.